di voi, anzi direi tutti voi, ci avete conosciuto dal Salone di Genova, certo. probabilmente. No, no, beh, no, fammi vedere lui, d'accordo, però la fonte diciamo è il Salone di Genova, dove noi abbiamo eh, creato quest'idea eh, Luce Dio, pensando proprio di trovare persone che poi si appassionino e magari vogliano certo. competere proprio nello sport. Perché? Perché noi, dire noi in proprio, lui. Lui ha creato questo team, lo ha creato ancora eh, nel 2001, quindi sì. ha sì. iniziato sì. a, a correre con eh, questo tipo di marcazione del Tullio Batte e alla fine è nata un'organizzazione che fino a due anni fa vedeva cinque equipaggi, quindi una bella organizzazione. Lucio Stefani sì, è un, è un personaggio notevolmente importante nell'ambito del, del settore endurance. Anche perché ha avuto in questi anni mille iniziative e diciamo un vulcano di idee, mille iniziative positive, eh, le quali portano sempre e comunque a migliorare la specialità e a farla crescere anche a livello di conoscenza. Quindi la federazione non può far altro che ringraziare lui, eh, il dottor Lasciarea, eh, Mediolanum, il main sponsor di questa manifestazione. Che indubbiamente è molto positiva e penso che la Federazione dovrebbe seguire, laddove è possibile, esempi di questo tipo, perché forse è l'unico modo per incrementare un po' il numero diciamo, dei piloti, il numero anche degli appassionati. Sì. Ecco, Guido, la allora è stato, fatto, è stato organizzato questo evento dopo il successo di Genova, che abbiamo avuto riscontri proprio da Genova, è nato tutto e oggi, qua, si è celebrato quello che è stato il primo corso di pilotaggio. Sì, primo corso di avviamento al pilotaggio. L'abbiamo organizzato con Lucio Stefani e io, che sono Guido La Charlea, ovviamente tramite lo spezzatino Guida Batte e soprattutto sotto l'egida della FIM, Federazione Italiana Motonautica. Siamo qui nella sede federale di Voretto Po. E quindi questa organizzazione cosa ha comportato? Come dicevi tu, avvicinare le persone a questa possibilità di frequentare questo corso al Salone Nautico di Genova, in cui l'abbiamo promozionato e abbiamo avuto, devo dire, parecchie adesioni. Ovviamente molte erano adesioni così più sull'idea e invece poi nella sostanza è stato ben superiore a quelle che erano le nostre aspettative, addirittura 16 persone che si sono iscritte, che hanno pagato la quota, che ci ha portato a dover organizzare non un corso ma due corsi, quindi il 6 e 7 aprile e anche il 13 e 14 aprile. Abbiamo appena terminato il primo corso e devo dire che l'organizzazione che è stata abbastanza impegnativa ci ha dato però molta soddisfazione. Tutti i corsisti si sono dichiarati entusiasti di questa iniziativa e quello che ci hanno chiesto alla fine è di poter fare un corso successivo addirittura per approfondire ancora di più, però hanno avuto la possibilità di salire nelle nostre barche di gara, intendo proprio quelle che noi usiamo in gara, di fare un giro a fianco a noi e poi di farne quattro invece pilotando loro, sia con la barca di Lucio che con la mia barca. Questo anche grazie a quello che è la località, Voretto, a tutto quello che c'è dietro, ricordiamo quante persone qua eh, vi hanno aiutato perché questa è un po' una seconda insomma, tra Como e Voretto si dividono un po' quello che è la patria della motonautica, quindi qua cioè, avete trovato tutto il supporto necessario, tutto si è svolto anche in una certa... sembra tutto facile, forse grazie anche all'esperienza di, di chi poi qua, la motonautica, l'ha vista crescere. Certo, quindi c'erano tutte le normative che riguardano la sicurezza, avevamo con noi gli scuba, avevamo l'ambulanza, avevamo quindi tutti i tipi di soccorsi e eravamo coperti con l'assicurazione. Abbiamo avuto l'onore di avere qui con noi il vicepresidente federale, nonché il sindaco di Boretto, quindi veramente un grazie a tutti quelli che... Ci hanno aiutato, grazie alla fin che ci ha dato fiducia e speriamo e riteniamo insomma, alla fine di essercela meritata. Tireremo le somme, vedremo quanti di questi 16 poi magari parteciperanno davvero a qualche competizione della motonautica a livello agonistico. Guarda, questo lo vedremo. Io credo che già fra questi 8 abbiamo visto che 2-3 sono molto, molto invogliate. Adesso bisogna vedere se riescono a trovare uno sponsor che li sostenga un pochettino. Lucio Stefani. Nonché campione del mondo, diversi titoli vinti, ormai nella motonautica hai una certa storia come pilota, però qua Io ti sei calato nelle vesti metà, di istruttore, che per te, te, te è stata quasi una prima esperienza, anche se in realtà una hai avvicinato metà, tante persone metà, alla metà, motonautica metà, e questo l'avevi la già la la fatto, ma magari dietro le quinte, qua hai dovuto metterti proprio la tuta dell'istruttore. Devo ringraziare anche la federazione che mi ha... Spinto sotto il presidente stesso di fare questa cosa che ho avuto un'idea, le l'ho presentata e me l'hanno accolta a braccia aperte. Sì, sono stato nominato da io e Guido. Siamo stati nominati piloti istruttori dalla nostra Special Team, Guido Abate, e con questo abbiamo potuto Poi abbiamo fatto fare questa, questa cosa non che so è stata meravigliosa, veramente. È, stata è, una cosa che... sì, cosa è stato commovente sentire cose che hanno espresso i vari corsisti dall'entusiasmo che ci hanno dato ci hanno trasmesso per poter continuare a farla. E tecnicamente è stata una cosa molto interessante visto molto impegno da parte di loro, sono di tutta età che si sono impegnati al massimo e li vedevi proprio contenti. Già al secondo giro di prova abbiamo notato la loro, la loro capacità di imparare e la facilità di imparare e i risultati si sono visti subito. Il risultato per me è stato ottimo e siamo spronati per andare avanti e magari chi non è detto che lo facciamo anche in altre sedi dove siamo già stati richiesti da questi corsisti che, hanno, che provengono da Crotone, provengono da Catania, provengono dal centro Italia e sono stati tutti entusiasti. Vediamo cosa succede. Speriamo di trovare qualche pilota nuovo. Ecco, abbiamo visto come già durante questa seduta ti hanno fatto notare che oltre a eh, così essere utile per imparare magari a avvicinarsi all'agonismo, per qualcuno è stato utile anche proprio come chiamiamo la guida sicura in mare. Eh, questo potrebbe essere un, eh, un fine che si potrebbe porre eh, anche per prossime occasioni dove magari senza pre pretendere di tutti correte tutti in agonismo, però comunque frequentare un corso come questo può aiutare poi a affrontare il mare in maniera un po' più sicura. Sì, certamente. E io l'avevo già intuito assieme a Guido che l'avevamo già praticato noi stessi andando a fare i primi tistrofi con Bruno Abate, il carissimo amico Bruno. E abbiamo visto che un corso non è mai male per il diportista. E già questi nostri ragazzi che hanno partecipato hanno detto che ed è stato molto molto utile anche per loro che non, vorrà, che non faranno i piloti ma che torneranno nella loro barca da diporto applicare le tecniche che noi gli abbiamo insegnato. E sono, penso che sia una cosa che si possa sviluppare. Ecco, secondo te è più facile per un pilota, per chi vuole avvicinarsi alla motonautica, avere già esperienze di mare da diportista o è più facile insegnare a chi magari ne ha poca di esperienza da diportista? Perché magari chi ha avuto già per tanti anni la barca pensa di saperne qualcosa in più? Ma penso sia una cosa molto soggettiva, sai, perché uno che è capace di andare in macchina, magari che corre in macchina, perché qui avevamo dei piloti che correvano in macchina, piloti che correvano in moto, in motocross, eccetera, quindi li apprendevano benissimo subito perché le tecniche sono sempre più o meno medesime. E certo un diportista assaggiato per la flap, assaggiato per il trim, quindi apprende meglio, quindi un neofita certamente impiegherebbe di più. Un'ultima cosa. Secondo te, diciamo di questi che hai visto eh, venire qua, i primi otto, poi ce ne saranno altri 8, saranno 16. Eh, ci sono delle caratteristiche particolari che bisogna avere per poter poi frequentare diciamo, il campionato e quindi diventare un pilota agonistico? O comunque basta un po' di impegno e di passione? No, basta, basta la passione e l'impegno, e dopo le cose si sviluppano da sole. Il, il, il campione viene fuori da solo? Tutto ci vuole per diventare un campione? Per me ci vogliono tanti anni. Per diventare un vero campione e saper portare la barca ci vuole tanti anni. Dopo c'è cioè, la gara di fortuna si vince la gara di fortuna si vince. Dopo c'è come Guido, io ripeto, guido, ha nato la, 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 la passione della velocità dell'estremo e chi ha innato questo ci arriva prima. Io sono un po' più tranquillo, un po' più medito più le cose. Forse avrò più paura, eccetera. Ci ho messo qualcosa di più però è molto innata la faccenda, deve essere dentro qualcosa, o la crei o ce l'hai dentro. Il sindaco che poi è anche il vicepresidente, ma quanto è importante questa elica per vincere una gara? L'elica è importantissima e bisogna tanto provare, tanto provare e provarne tantissime. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque. Noi non ti perderemo, sei nel consiglio della federazione, ma se lo seguirai anche da vicino, proprio come Maria Grazia Baroni. Come tutte le altre specialità della motonautica. Ma come tifosa ci sarai sui campi gara? Sicuramente, non potrei mancare. Grazie, Maria Grazia. Grazie a voi.